Ragazzi, sta per arrivare Natale e sapete qual è il miglior regalo da mettere nella letterina? Ma ovviamente il mio fumetto, che potete trovare su Amazon o in tutte le librerie, oppure chiedetelo a Babbo Natale, che ne ha una scarta infinita. Ve lo posso assicurare, io e Babbo Natale ci siamo messi d'accordo. Quindi per Natale mi raccomando, nella letterina scrivete anche che volete il mio libro Robby la comparsa del pet misterioso, che ha anche dentro dei fantastici sticker che potete usare per decorare tutto quello che volete. Quindi mi raccomando, chiedete a Babbo Natale il mio fumetto e sicuramente quest'anno lo riceverete. Mi raccomando, fate anche questo regalo a me, quindi chiedetelo. Oggi io e la mia migliore amica apriremo insieme un ristorante e sarà il McDonald's. Tu sapevi che su Brookhaven si può aprire un McDonald's? In realtà no. E io adesso ti mostrerò come farlo e non c'è bisogno nemmeno di spendere un Robux perché è tutto gratis. Non c'è bisogno nemmeno di avere il premium. Allora, scegliete il punto dove volete mettere la casa. Noi abbiamo deciso di metterlo qui. E poi, scorrendo fra tutte le case, dovete prendere precisamente questa casa qui, che è la casa di Babbo Natale. Una volta piazzata... aspetta, adesso te lo spiego io cosa c'entra con il McDonald's. Una volta piazzata, come ha detto Jenny, cioè non c'entra niente, è la casa di Babbo Natale. Ma non so se tu sai che questa casa all'interno si può cambiare. Tutti questi giocattoli diventeranno cibo da vendere e qua dentro diventerà un ristorante. Infatti, se andiamo in questa parte qui, possiamo scegliere di trasformare questa casa o in una panetteria, o in una gelateria, o in una pizzeria, o pizzeria. Noi sceglieremo quello della pizzeria perché diventa un posto dove noi possiamo sia cucinare che dare da mangiare alle persone. McDonald's che fa la pizza. No, non facciamo la pizza, facciamo anche gli hamburger, soprattutto gli hamburger. Comunque, vedi, qua si entra i nostri clienti e noi gli serviremo tutto quello che ordinano. Ma come prendiamo ancora di più un McDonald's, perché così mi sembra abbastanza un ristorante generico. Numero uno, clicchiamo qui sulla scritta e scriviamo McDonald's. Sorelle Polar. Ah no. Ta-da! Ta-ta-ta-ta-ta! Vedi? Ok, ok, carino, carino. E in più, per renderlo ancora più effettivamente a tema, possiamo cambiare il colore della casa. I McDonald's di solito il colore è rosso, esatto. Rosso e giallo. Rosso e giallo non lo possiamo fare, però rosso sì. E ecco qui che l'abbiamo fatto. In teoria possiamo anche cambiare la scritta qua dentro. E sai cosa metteremo? Happy Meal 5 euro. Guarda, c'è! 5 euro Happy Meal. Ma vedi, abbiamo anche il nostro listino pezzi. Ma come siamo vestiti? Non siamo vestiti abbastanza bene per lavorare in un McDonald's. Ma ti spiego un altro segreto. Vieni qua, cambiamoci qua dentro nella nostra area staff. Su Brookhaven ci sono i vestiti ufficiali del McDonald's. Si devono cercare bene. Ma scendendo tutto giù nei vestiti, quando arrivate ai vestiti con scritto RP, cercando davvero bene, come potete vedere ci sono le magliette del McDonald's. Ce ne sono ben 1, 2 e 3, che sono, questo è il fuoco. Noi ci metteremo quella rossa e non solo c'è la maglietta ma anche i pantaloni. E sempre nei pantaloni, praticamente accanto alle stesse cose, abbiamo anche qui i pantaloni. Ed eccoci qua, siamo Io ho anche le cuffie per quelli del McDrive. Va bene, lasciamo stare. Ok, poi, Jenny, direi che è il momento di aprire il nostro negozio. Per adesso non c'è nessuno, ma clicchiamo qui per dire che è aperto. Quindi chi può venire viene. Quindi apriamo pure qua e aspettiamo i primi clienti mettendoci qua dietro. Vai, vai, accendi il fondo nel frattempo. Come faccio a non mangiarmi le cose? Non devi mangiarle. A few moments later. Jenny, c'è il nostro primo cliente! Oh mio Dio, signore. Salve, McDonald's, come la possiamo aiutare? Non parlano come dei robot, vero? No. Salve, vorrei un panino. Quale panino precisamente? Cioè, abbiamo l'Happy Meal. Poi che panini abbiamo? Abbiamo poi un altro Happy Meal. Un altro Happy Meal. Poi abbiamo anche il burger Happy Meal. Sì, degli hamburger. Va bene, un Happy Meal. Benissimo, io preparo tutto. Jenny, tu raccompagnalo al tavolo. Io raccompagno al tavolo, venga. Adesso, ragazzi, se aprite un McDonald's, come cosa effettivamente gli dovete servire? Se cercate bene, qui abbiamo il nostro Happy Meal. Uno, eccolo qua, lo selezioniamo. E poi basta avvicinarsi al nostro tavolo e buon appetito, signore. Ecco il suo Happy Meal con l'hamburger, le patatine e la coca. Cioè, lasci 5 stelle per favore. Mi raccomando, si ricordi di pagare poi in cassa perché è molto importante. Ok, ora Jenny, guarda. E guardiamo le emozionate, guarda, che fissa, sta mangiando, guarda. Mi scusi, ma c'è il ketchup nel panino? Eh beh, certo, penso di sì. Chi mangerebbe una senza salsa? C'è la salsa, ma ci mancherebbe. Tranquillo, noi sappiamo fare il nostro lavoro. Mettiamo sempre tutto quello che serve nel P-Mill. Ma io sono allergico. Cosa? Oh mio Dio. Ma come muore?
Gente! Ma scusa, vabbè, ma è possibile una cosa del genere su Brookhaven? No, dobbiamo toglierla da qui, non arriveranno altri clienti. Non ci ha pagato! Aspetta, no! Ma scusa, mi sta fingendo per non pagarci, sicuro? Che facciamo adesso? Oh, ho io un piano. Cosa stai facendo? Oh mio Dio, Jenny, cosa stiamo facendo? Dove c'è la frigorifera, mettendo? C'è la frigorifera. Stiamo nascondendo il cadavere di una persona? Ma sei pazza? Oh mio Dio. Non lo vedrà. Oh mio Dio, diventerà un pupazzo di neve. Ok, Jenny. Ma qual era il nostro primo cliente? Oh mio Dio, non voglio vederlo. Non voglio vederlo. Ma poi su Brookhaven non si può essere allergici. La fatta apposta. Pensa agli altri clienti. Hai ragione. Però non ci ha pagato. Questa volta, la prossima volta ci facciamo pagare prima, ok? A few moments later. Cioè, c'è qualcuno fermo davanti alla nostra porta. Prego, avanti. Okay, oddio, okay. Mi ha ignorato. È andato avanti velocissimo. Oh, ehi, hey, salve, buongiorno. Voglio un panino, ma senza carne. E allora che panino è? Mi scusi. Vuole solo... vabbè, no, dobbiamo rispettare le scelte. Ma non siamo il fornaio. Mica facciamo solo il pane noi. Facciamo tutto il panino. No, aspetta, ha detto... Come faccio a fare le cose? Perché sono vegana. Ah, ho capito. Abbiamo un panino vegano al McDonald's. Abbiamo verdura, aspetta. Possiamo cogliere. È rimasto. Oh, che è successo qua dentro? Vabbè, lasciamo stare. Del formaggio va bene? Ma del formaggio, non vuole un panino col formaggio? No, i vegani non mangiano il formaggio. Ok, allora facciamo una cosa. Ok, ci deve essere un po' di verdura, un po' di erba. Incordire. Senti, su Brookhaven c'è solo un modello. Solo un modello di hamburger, ok? Non possiamo fare molto, gli daremo lo stesso, però la faremo pagare prima così non se ne pentirà. Ok, l'abbiamo pronto. Sono 5 euro, grazie. 5 euro per un panino senza carne. Ma che vuole? È lei che non lo vuole senza carne. Il panino non cambia. Ok, mi sta dando i soldi, Jenny, abbiamo i nostri primi soldi. Ce l'abbiamo fatta. Ok, allora gli sto per consegnare l'hamburger qua. Però non è giusto, no. Che cosa? No, so che non è giusto. Ma che ci posso fare se su Brookhaven si può fare solo questa cosa? Poi io vedo solo il formaggio lì. Volevo dire niente. Non un panino senza niente, però è solo il pane. No, non ci manca poi 5 euro, ma sei pazza? Ok. Pulitemi il tavolo! Oh, ma è pulitissimo, non c'è niente! È un po' d'acqua! Oh mio Dio, no, ok, arrivo, signora, euro, arrivo, ci sta arrivo, facendo arrivo. Troppo faticare, ok. Allora, sto pulendo. Portagli l'acqua, per favore. Oh mio Dio, questa scopa gliela vorrei dare in testa in questo momento. Ah, bravo! Hai ragione. Però l'acqua è un plus, dovremmo fargliela pagare. C'è una briciola, vabbè, in dai. Fondo. Una briciola in fondo. Ma Jenny, ma dove la vede la briciola questa? Ok, mi senti che il cliente ha sempre ragione. Non pulisci quel tavolo. Ok, io lo sto pulendo. Va bene così, eh? A posto. È di sopra, ok. Scusami, io non la vedo sta briciola. Servizio orrido. Ma mi scusi. Ci dispiace, signora. Provi ad assaggiare il panino. Infatti, sarà buonissimo. È troppo... troppo caldo. Oh mio Dio, Jenny, trattienimi. Sto per raffreddargli il panino. Calma. Non ci preoccupi, signora. Lo raffreddiamo subito. Bravo. Oh, perfetto. Mi chiamo la polizia. Voglio un rimborso. No. Non no, possiamo dare i primi soldi. No, i primi soldi. Jenny, che facciamo? Hai un'idea? No, dagli i soldi. Ce l'ho io un'idea. La banno. Tranquilla. La banno dalla ma casa. Come? Così non no, può tornare. No, non puoi farlo. Ciao. A posto. Grazie per i soldi. Buona giornata da McDonald's. Un bacino. Jenny, metti il forno al massimo perché c'è una cliente che sta... Jenny, no, così tanto al massimo il forno. Oh mio Dio, evacuate il ristorante. Evacuate il ristorante. Oh mio Dio, che cosa faccio? Brigati, esci. Jenny, il nostro ristorante non possiamo farlo andare a fuoco. I nostri soldi. Stiamo cominciando infatti, a sbagliare. Infatti, non lo so, dobbiamo salvarlo. Ci penso io, per fortuna. Che cosa hai? Perché metti il coso al massimo? Me lo spieghi? Vai! Tu me l'hai detto di metterlo al massimo. Oh mio Dio, ti prego, spieghiamoci prima che se ne vanno via i nostri clienti. Non possono scappare. I nostri McDonald's che li paga. Sono bruciati i McDonald's, erano qui sul tavolo. Jenny, spegni tutto, non ci posso credere. In realtà possono scappare, perché è appena preso a fuoco tutto. No, perché devono pagarci prima di scappare. Quindi veloce, spegniamolo così li facciamo rimangiare dentro, ok? Ok, via. Dovrebbe essere tutto a posto. No, qua sta bruciando anche il nostro piano segreto dove abitiamo noi, ok? Ancora? Aspetta, ok, ce l'abbiamo fatta forse, ok? Signori, potete benissimo risedervi, abbiamo spento tutto e abbiamo pronti i vostri Oddio, spegni questo cavolo di forno. I vostri happy meal pronti. Prego. Col cavolo, ma io non pago. Ma l'avete mangiato un pochettino? Dovete pagare. Mi si è carbonizzato il panino. È bruciato tutto.
Possiamo rifarvelo se voi ci pagate altri soldi. Per favore, se no falliremo continuando così. No. Se sta andando via. No, aspetta. Almeno lei, la prego, le regaliamo delle chicken nuggets. Col cavolo. Oh mio Dio, no, non nemmeno le chicken nuggets gratis. Non potrebbe andare peggio di così. Lo so, Ro, forse dovremmo chiudere. No, ma che chiudere? Dobbiamo aspettare altri clienti. Tanto è tutto ok per adesso. Jenny, cosa cavolo è quello? Ma Burger è la nostra King. Concorrenza. Non ci posso credere. E questa immagine, Lara, perché cavolo hai aperto un Burger King di fronte a noi? E poi, oh mio Dio, hanno clienti là dentro. Guarda, quella lì è la tizia di prima. Guarda, a quanto pare qui qualcuno ha un ristorante migliore di qualcun altro. Cosa? Il più famoso di Brookhaven, il più famoso di che? No, possiamo permettere. Non permettere, picchia. Alla scopa. No, questi erano gli ultimi soldi che erano rimasti. Senti, che cosa vuoi fare? Ci vuoi fare concorrenza, eh? Ti dimostrerò che il Burger King è meglio. No, il McDonald's è meglio. No, chiedi nei commenti, raghi, cosa preferite, McDonald's o Burger King? Ma è palese che tutti preferiscono il McDonald's, hai capito, brutta strega? E adesso sai che ti dico? Andiamo a fare molte più cose. No, oh mio Dio. Ok, ce ne andiamo. Sai che ti dico, Jenny, non posso restare con dobbiamo il nostro, farglielo pagare, dobbiamo fare qualcosa per avere Vattene. Più clienti. Oh mio Dio, adesso la banno, aspetta un attimo. Sta scappando, maledetta casa di vieto. Perfetto, l'ho bannato, non puoi entrare più. Ascoltami, dobbiamo avere qualcosa per far entrare più clienti. Ho un'idea, Jenny, sai che cosa? Se nessuno verrà al nostro ristorante, noi andremo da loro, ok? È per questo che ti presento il Mac Drive. Ok, ci serve questa macchina qui, Jenny, che sarà quella perfetta per il McDonald's. La posizioniamo bene davanti al nostro bellissimo ristorante e poi cambiamo il colore in rosso. Mi piace. È un'idea geniale, faremo un sacco di soldi con questa cosa. Prendo qui, tu già ti metterei dietro a vendere i panini, mi raccomando, è molto molto importante. Okay. Qui dietro, e qua metteremo invece la nostra scritta Mac Drive. Oh mio Dio, sarà super gelosa della nostra idea. Guarda qua che figata, siamo pronti. Ta-ra-ta-ta-ta! Andiamo, Jenny! E momento di andare a suonare nelle case. Ok, ho trovato due case in questo server. Ok, passiamo alla prima. Jenny, ci sei? Scendi, sto posteggiando qui così possiamo effettivamente bussare alla casa di questo tipo. Dai, vieni. Sono pronto. Ce l'hai già il P1000 pronto. Mi raccomando, oh, devi essere molto convincente. Buonasera, buongiorno. Salve! Lo vuole un bellissimo P1000? Sono solo 5 euro. Appena uscito dal nostro. Arriva a casa tua. Esatto. Vuole? Ma certo! Ok, fatti pagare prima. Sono 5 euro. Esatto. Oh mio Dio, Jenny! Ci sto pagando, no, per favore! Ok, daglielo in busta, giustamente. No, in busta! Tu hai busta. Certo, di solito quando si porta a casa si dà la busta con tutte le cose dentro. Grazie, arrivederci. Grazie per aver ordinato dal nostro McDonald's, il migliore non andate da Burger King. Grazie. Andiamo avanti. Ok, già c'è un'altra tipa qua davanti. Salve! Suoniamogli, magari possiamo attirare la sua attenzione. Salve, signora. Salve, siamo il McDonald's. Consegniamo a casa tutto quello che vuole. Abbiamo chicken nuggets, Burger King. No, Burger King no. Abbiamo tutto quello che desidera. Guarda, io non mangio Coca-Cola. Quella roba. Che cosa vuol dire Dio. Io non mangio quella roba? Quella ma roba. Lei è pazza? No, infatti, arrivederci. Non mi colpi, lei mi sta costringendo. Per favore, abbiamo bisogno di soldi. Ci deve ordinare il nostro Happy Meal, per favore. Oddio, mi dispiace, questa è una rapina. Ecco, mi sta dando i soldi. Ok, ho i suoi soldi. Tu, Jeff, puttagli il ferro. Tieni, prendi la pistola, ok? La tieni là qua davanti, ferma. Okay, e io voglio prendere anche i soldi. Non possiamo farci battere. 5 stelle, mi raccomando. Mi raccomando, una buonissima recensione nel nostro sito McDonald's.com. Jenny, ci sono. Sto per prendere i soldi. Abbiamo già tipo 4 persone che ci hanno pagato. Stiamo battendo Lara. Ok, via. Ok, il nostro servizio a domicilio sta andando benissimo. Ok, non la posso tenere qui per molto. Andiamocene. Jenny, abbiamo bisogno di più soldi. Ricarica, più soldi. Il nostro Mac Drive è andato benissimo. Ok, abbiamo preso un sacco di cose. Ma ho un'altra idea per farne ancora di più, Jeff. Il nostro piano per fare ancora più soldi è metterci qua al centro. Tu, Jenny, farei i panini qua dentro. E col nuovo aggiornamento hanno aggiunto questo. E tu dirai, che cosa ce ne facciamo con il coso della gelateria? Ma possiamo cambiarlo finché non abbiamo effettivamente un posto dove vendere i panini. Ecco qua venderemo i nostri panini. E questa è la frutta delle P1000, capito? Tutto a posto. Ah, ok.
ok. Va bene, quindi non, secondo me non ci batterà mai adesso quella stupida struzza. Oh mio Dio, Jay, non ci posso credere. Ci ha cambiato l'idea! Che cavolo! A parte che si è presa pure un'idea. Ho un'idea. Jay, l'unico, lo sai qual è la cosa più figa da avere al McDonald's? Che nessuno prezzi. Può. No, abbassiamo nessun prezzo. Ti vesterai dal clown del McDonald's. Oh, adesso no. E fai un bellissimo spettacolino. Vai, Jenny, adesso fai un bellissimo balletto. Sei uguale al pagliaccio del McDonald's. Complimenti. Ok, ciao ragazzi. Vai, vediamo se la tipa si gira e viene qua. Guarda, un sacco di palloncini gratis. Palloncini gratis. Jenny, ci sta ignorando la tipa. Lo sai cosa rimane? L'ultima cosa, mentre lei è qui, noi entriamo a casa tua e gli distruggiamo tutto. Oh mio Dio. Jenny, adesso mi farò assumere da lei, ok? A Ronald McDonald, quest'idea non piace. Rimani fuori, se no sembra che stiamo okay, 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 persona. Okay. Salve, vorrei lavorare al Burger King. Ma certo, sai cucinare? Sì, so cucinare dei bellissimi panini. Sai pulire? Beh, sì, anche. Allora, ok, sei assunto. Sì, dammi permessi, ti prego. Ora il permesso del coccolino. Oh mio Dio, posso aprire e chiudere la porta? Aspetta, Jenny, forse posso. Posso? Sai che cosa faccio? Prego, adesso? Dai il fuoco a tutto. Ok, ferma. Prego, mi segua. Devo farle vedere una cosa, fra cui per il nostro lavoro avevo bisogno delle domande da farle. Allora, come primo compito... Ora la chiudo fuori! Chiusa! Ok, adesso diamo fuoco. Oh, sì, e adesso Jenny... gli faccio capire che la sua attività è appena morta. Mai fidarsi nessuno. Oh, il McDonald's vince.